C'era una volta un'anatra che aveva covato per tanto tempo con amore delle uova, e quando fu l'ora esse si aprirono e ne vennero fuori prima un po' trasognati, poi subito vispi ed allegri degli splendidi anatroccoli. Mamma anatra, figuriamoci, era felice da non dire e stava per pronunciare la fatidica frase «Siete i più belli del mondo» quando s'arrestò. Eh sì, e ha ragione, perché da un uovo era sbucato fuori un anatroccolo davvero molto brutto, grigio tanto da sembrare sporco, e grosso e con degli occhi melanconici da non dire. Che sia un tacchino? No, non può essere un tacchino. E poi anche la voce sembra stonata. Dio mio, come mai può essere accaduto? Ma le mamme sono mamme, questo è risaputo. E la nostra anatra si affezionò anche a quel brutto figlio, anche perché, condotta tutta quanta la sua nidiata nell'acqua del fossato, ebbe la conferma che no, non si trattava affatto di un tacchino, ma di un vero anatroccolo. Sì, perché nuotava come tutti quanti gli altri, e poi alla fin dei conti, anche se era grigio, questo non poteva essere una forma di eleganza. Non furono invece di questo parere i vicini della fattoria, che pur facendo i complimenti per tutti quanti gli altri, non potettero trattenersi dal giudicare il poverino. Dio mio, quanto è brutto! Non si può guardare. Come hai fatto? È semplicemente schifoso e ributtante. Tu ti devi essere sbagliata. E qui c'è senz'altro un errore. Io indagherò, sai, per il buon nome della nostra famiglia. Intanto, guarda, levalo di torno, che poi mi fa venire certe cose, mi fa senso addirittura. Il povero anatroccolo si guardava intorno smarrito, con degli occhi spauriti. Sì, perché non si rendeva davvero conto di tutta quell'avversione che gli dimostravano. Lo beccavano spennandolo, lo rincorrevano e quando proprio era fortunato lo schivavano. Un giorno che se ne stava solo come al solito a pensare che cosa gli sarebbe accaduto l'indomani, si sentì colpito da un calcio dalla ragazza della fattoria. Anche lei lo odiava. Allora fu preso dalla disperazione e cominciò a correre senza saper dove, ma pur di sfuggire quei luoghi dove tutti gli volevano male. Giunse così dinanzi ad una specie di laghetto. Rinfrancato, si tuffò e si dette a nuotare, anche se vogliamo con una certa eleganza, e stava prendendoci gusto quando... Mamma mia, che succede? Questo deve essere il cacciatore di cui parlavano l'altra sera. È terribile, dicevano. Ed ora come faccio? Come faccio? La mamma insegnava che quando si incontra un cacciatore bisogna rintanarsi tra le canne senza muoversi, anche se sparano. Proviamoci un po'. Gli andò bene. Soltanto dopo che per un bel pezzo non s'udirono più spari, con infinite precauzioni sbucò fuori. Ma non aveva fatto in tempo a prender fiato . Per fortuna, si trattava solo di un tuono. Credeva fosse un altro cacciatore. Sì, per fortuna, per modo di dire, ragazzi, perché stava venendo giù un vero diluvio d'acqua. Ed il poverino non faceva che correre a zig zag in cerca di un riparo. Corri che ti corri,
Verso sera giunse ad una piccola, misera casetta, tanto sgangherata che non si sa come facesse a stare in piedi. Era così malandata che la porta, benché chiusa, lasciava intravedere una larga fessura. E attraverso questa l'anatroccolo entrò. Nella casina abitavano una vecchietta miopissima, un gattino ed una gallina. Quando s'avvidero della presenza del forestiero, il gatto cominciò a miagolare di gioia, la gallina a starnazzare contenta e la vecchina a dire: Che cosa c'è? Oh, che fortuna davvero! Un'anatra! Così avrò anche l'uovo d'anatra. Benvenuta, benvenuta. Oh, ti troverai bene, bene vedrai. È d'inverno, qui si sta al caldo, specie poi quando fuori c'è la neve. E poi cosa vuoi, la vecchietta è tanto sola e noi le teniamo compagnia. Ma lei crede che io sia un'anatra e vorrò che faccia delle uova? Oh, ma no, sta tranquillo. Ogni tanto te ne farà uno lei per te, eh? Tanto non vede la vecchietta e non si accorgerà di nulla, sai? Che cosa fai? Resti? Siete le prime persone buone che incontro. Come posso non restare? E restò infatti nella casetta, ma ogni giorno che passava diventava sempre più triste. Pensava al sole, al cielo, all'aria libera ed aveva una gran voglia di tuffarsi nell'acqua, di nuotare. Tanto pensò e ripensò che un giorno decise di andarsene, salutò gli amici e partì. Finì così l'estate e cominciò il freddo vento d'autunno. Una di quelle sere egli vide passare in cielo dei bellissimi uccelli bianchi. Erano i cigni che volavano verso i paesi caldi. L'anatroccolo li guardò stupito. Come sono belli! Che ali! Eppure non li invidio. Sento come se fossero fratelli. Loro volano ed io non ho le ali che mi possano sollevare almeno un poco dalla terra. E dal freddo vento d'autunno seguì l'inverno con un vento ancora più gelido. Cadde molta, molta neve. La palude si ghiacciò. Il povero anatroccolo, accoccolato sotto gli alberi, soffrì fame e i patimenti più terribili. Serrava gli occhi, stringeva il becco e cercava di resistere. La primavera sarebbe ben arrivata un giorno. E la primavera giunse. Ora la bestiola si sentiva diversa. Aveva superato un inverno durissimo. Si sentiva forte. Scuotendo le ali, s'avvide che s'erano irrobustite. E quando timidamente abbozzò qualche movimento di volo, con una gioia indescrivibile constatò che poteva sollevarsi da terra. Volo! 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 Posso volare! Posso volare! Si diresse allora subito verso il lago d'un giardino e senza perder tempo discese in acqua. Ad un tratto però s'arrestò. Ecco, dinanzi a lui erano due maestosi cigni, anzi, gli venivano proprio incontro. Sì, erano quelli, proprio quelli, gli uccelli che aveva veduto volare in autunno. Ora mi scanseranno anche loro, forse mi morderanno, perché belli come sono, non vorranno vedermi. Ma i cigni gli passarono dinanzi, lo sfiorarono quasi, senza dare alcun segno d'insofferenza, con naturalezza, disinvoltura. Allora l'anatroccolo chinò il capo
e meraviglia! Non vide riflessa, no, nell'acqua l'immagine di un brutto anatroccolo grigio, ma quella di un candido cigno. Sì, un cigno come tutti gli altri che erano lì nel laghetto. Provò una stretta al cuore mentre due grosse lacrime gli sgorgavano dagli occhi melanconici. Fu un attimo, però. Ingoiò il pianto, raddrizzò il collo e, guardando alto dinanzi a sé, s'avviò verso il centro dello specchio d'acqua. Ora, anche per lui che aveva tanto sofferto, incominciava la vera vita.